Cena è stata offerta da un compagno che ha fatto 68, ha deciso di essere solidale con noi e stasera ci ha offerto questa cena. Venuto a sostenere questi giorni. Sì, ho dato anche la mia roulotte a disposizione perché ci sono stati dei problemi, perché con la tenda è cominciato a far freddo, ieri vento, e allora ce l'ho qui nel parcheggio, dico gliela do a disposizione, tanto per la giusta causa. Penso che anche se siamo operai dobbiamo sempre avere una dignità, dobbiamo sempre stare a testa alta, abbiamo diritto di vivere una vita dignitosa. Da più di un mese siamo qua al presidio con tanti altri compagni, cercando di far capire le nostre ragioni agli operai che si uniscono a noi in questo presidio perché abbiamo bisogno anche della loro forza, anche per far valere alcuni diritti sacrosanti che in questi anni ci hanno tolto tutto, e noi vogliamo dimostrare che possiamo ancora fare qualcosa. Qui ormai si sta diventando una cosa veramente vergognosa. Io non do la colpa tanto ai sindacati, perché i sindacati fanno il loro mestiere, devono fare gli accordi sempre più a ribasso. Io la colpa la do agli operai, che gli operai sono che vanno a firmare quelle indecenze, come qui hanno firmato a Mirafiori. Davanti alla fabbrica, non si sono mai visti. Chiediamo a questi signori di venire qui e spiegarci che cosa ne pensano, se sono veramente convinti che con la loro politica stanno facendo il bene dei lavoratori, perché vedete, in questo paese tutti, politici, sindacalisti, persino i padroni, si stanno pronunciando in favore dei lavoratori, tutti dicono che vogliono il bene dei lavoratori. E come mai i lavoratori invece non stanno per niente bene? E come mai i lavoratori invece continuano a subire la cassa integrazione? E come mai i lavoratori continuano a subire licenziamenti ingiusti e discriminatori? E come mai la Fiat usa la cassa integrazione, e cioè un ammortizzatore sociale che è pagato dai lavoratori stessi, per discriminare i lavoratori? Voi della CISL lo sapete che a Mirafiori c'è gente che non lavora mai? C'è qualcuno che lavoricchia ogni tanto, ma ci sono i lavoratori che restano fuori dalla fabbrica perché sono poco graditi alla direzione di questa azienda. No, no, ragazzi, no, col fioretto non è il caso di lanciare accuse. Allora, ovviamente non siamo venuti qua per dare l'assalto alla sede della CISL, ce ne guardiamo bene. La cosa triste però è vedere che una sede che dovrebbe rappresentare i lavoratori viene in qualche modo difesa dalla polizia. Vuol dire che qualche problema c'è. Vogliamo dire ai compagnucci della FIM che i lavoratori sono incazzati, per l'accordo di merda che avete firmato, questo deve essere chiaro. Continuate a farvi prendere a pesci in faccia da Marchionne, e questo ancora non l'avete capito. Quindi è ora di finirla di fare accordi sulla pelle dei lavoratori. Guardate che voi siete tranquillamente al caldo nelle sedi. Bene,
noi non siamo disposti a farci buttare fuori dall'azienda. Sappiate bene che i lavoratori sono incazzati, questo lo dovete sapere bene. Oggi siamo venuti qui in modo pacifico, però attenzione, attenzione, questa non è una minaccia, però vi invito a riflettere. Sappiate che i lavoratori ne hanno le palle piene e forse un giorno non finirà così come stiamo facendo noi in modo pacifico. Ma io prendo da 6 mesi a sta parte, 700 euro. 7,20, 7,30. No, io lavoro, maledico proprio i giorni che ho lavorato, da febbraio ad adesso. Ho lavorato 5 giorni, dal giorno che è iniziata la cassa integrazione straordinaria ad oggi. Quindi ho lavorato 5 giorni in 8 mesi. Questa è la rotazione che è stata firmata, che è stata detta, che sarebbe stata concordata con tutti i sindacati, che sarebbe stata concordata, fatta per tutti. Bene, c'è chi lavora 25-30 giorni, c'è chi fa la notte, c'è chi fa la notte e c'è chi come me, come tanti altri compagni che sono qua, che hanno lavorato 4-5 giorni in 8 mesi, quindi un giorno in 3 mesi, non la rotazione. Come cassa integrata quanto prendi? Adesso come cassa integrata non arrivo neanche a 1000 euro, lavorando una media di 3-4 giorni al mese e avendo anche l'assegno della bambina. Quindi tu hai una figlia? Ho una figlia, sì, sono da sola con una bimba e quindi ritengo, non so dire se sono discriminata o cosa, però mi ricordo che all'inizio che era stata indetta la cassa integrazione si era detto che veniva preso, diciamo, in considerazione le difficoltà familiari. Tu invece, Tony, sei discriminato? Guarda, io credo che leggermente qualcosina sia, ecco, mettiamola così. Quanti giorni hai lavorato fino adesso, in questi 6 mesi, 7 mesi? Ma io ho lavorato, secondo me, per sbaglio, a marzo 6 giorni, che è stato l'exploit. Dopodiché ho lavorato 2 giorni a maggio e 2 a luglio, quindi su marzo non c'è molto da dire, però poi da marzo in poi è stato, cioè 4 giorni in 9 mesi. No? Di già. Io dal mese di febbraio ad oggi ho fatto 5 giorni di lavoro. Come mai hai fatto così pochi giorni? Perché dall'accordo che avevano fatto c'era una rotazione, però ovviamente non viene rispettata. E siamo poche persone a non girare in questa rotazione come dovrebbe essere. Siete quelli sindacalizzati? Sempre sindacalizzati, certo. Ma sindacalizzati di un solo sindacato o di più sindacati? Sono sindacati di base, i sindacati di base sono quelli più colpiti, che dicono a chiare lettere al datore di lavoro le problematiche del lavoro per la difesa dei lavoratori. Tu quale sindacato sei iscritta o se sei iscritta? Io sono del sindacato della Confederazione Cobas. Ecco, quindi siete voi dei Cobas e poi anche quelli, credo, dell'USB. Dell'USB che sono all'interno della Fiat Mirafiori, sì. Cioè, degli altri sindacati più o meno lavorano tutti? Gli altri sindacati hanno una rotazione più regolare, diciamo così, almeno dalle notizie che abbiamo avuto fino a oggi. Anche tuo marito è cassa integrato? Sì. Quanti giorni lui ha lavorato? Lui in media 5 giorni al mese. Quindi la sua tipologia di lavoro sono, perché funziona così, c'è una, loro formano delle squadre, queste squadre, più la squadra è piccola ovviamente si più rientri al lavoro, più gonfiano la squadra e meno rientri al lavoro, e noi gli ultimi giorni di febbraio l'hanno gonfiata al massimo, è ovvio che nella rotazione ogni 3-4 mesi ti può capitare il giorno di lavoro. Quindi tuo marito per fortuna non è stato discriminato? Diciamo, sì, in un certo senso sì. Quindi sì. Ti sembra che lui almeno non è stato discriminato? No. La tua impressione è questa? Sì. Io ho lavorato 5 giorni e quando gli altri lavorano 5 giorni al mese. Tu, Michele, quanti giorni hai lavorato? Io ho lavorato, diciamo, da quando è stata annunciata la cassa integrazione straordinaria, abbiamo lavorato, almeno io ho lavorato,
da febbraio fino adesso, che nel mese di ottobre, praticamente ho accumulato solo 3 o 4 giorni, no, forse 3 giorni lavorativi. Ah, ancora meno di Rosaria? Sì, illegittimo, perché non è stata fatta una rotazione come si deve. Diceva, Rosaria dice, parlava di discriminazione, ti senti discriminato? Ma a questo punto sì che mi sento discriminato, sia dal capo squadra che dall'alti superiore, perché non è possibile che qua c'è gente che lavora tutti i giorni, diciamo quei 3 giorni alla settimana, e poi c'è gente che non lavora mai. Il piano Marchionne si rispecchia bene in me, è dal 14 febbraio che a oggi ho lavorato 5 giorni e a stabilimento chiuso. Secondo te per quale motivo ti fanno lavorare solo 5 giorni? Perché intanto hanno fatto tipo dei lager, cioè il lager, cioè, non sto scherzando, in poche parole sto lavando i vetri delle macchine, anzi ho un secondo lavoro, perché se chiude mi metto agli incroci e faccio concorrenza a quelli che lavano i vetri. E il tuo lavoro in Fiat qual era? Era sequenziamente, ci hanno parcheggiato già da un anno e mezzo, per cui già lo sapevano in anticipo cosa andavano a fare. Per il stabilimento chiuso posso immaginare che sono un operaio scomodo, appunto perché sono dell'USB. Sei delegato? No, faccio parte del coordinamento. Sì, sì, sì. Dal 14 febbraio ad oggi, che è il 27 di ottobre, ho lavorato 6 giorni. Come mai così poco? C'è una specie di rotazione interna, loro la chiamano una rotazione dove devono girare un po' tutti, ma mi sembra che la rotazione interna sia solo per alcuni e per altri sono sempre al lavoro. Discriminato? Leggermente sì. Come mai? A volte ci sono subentrano altre problematiche, tipo mi hanno detto che ci sono delle persone nella mia, appunto, all'interno della mia squadra con una è un'assunzione protetta, un altro ha un mutuo da pagare, l'altra non ce la fa arrivare a fine mese, insomma le solite storie, e sembra che io sia il miliardario di turno, quindi posso anche stare a casa. Quanto prendi adesso? Io ho preso l'ultima busta paga a 747 euro. Prima quando lavoravi, diciamo, quasi un mese? Quando lavoravo il mese arrivavo a prendere 1.270, 1.300, a volte anche 1.200, secondo dei giorni lavorativi del mese. Un'esperienza che ho vissuto già negli anni durante i 35 giorni. Ma sei stato cassa integrato anche allora? Sì, sono stato cassa integrato anche allora. Differenza tra la cassa integrazione degli anni 80 e quella di adesso? La differenza è che nei famosi anni 80 la cassa integrazione venivi decurtato solo del salario, della produttività, non producendo ti venivano tolti i soldi del premio di produzione, mentre oggi se fai più di un mese riesci a prendere 700-800 euro al massimo. Quindi? Quindi diciamo che un taglio di 400 euro buoni sullo stipendio mensile classico. 729 euro al mese, 733 euro al mese, ma manco l'affitto ci paga. E ricordatevi tutti quanti, scrivilo, dillo tutto, no? Che quando la gente la prendi per fame si incazza. Riesci a vivere con questa cifra? No, assolutamente. E sono anche preoccupata per il futuro, perché non si sa che cosa ci aspetta. Ecco. Ma come si può andare a lavorare un mese per 1000 euro, che esci fuori e ti compri 4 pacchetti di sigarette? Siamo diventati... Se paghi la fitta fai la fame dopo. Nell'antica Roma il padrone aveva dei doveri sugli schiavi. Oggi non hanno più nessun dovere, perché ti hanno dato il reddito che non esiste più, che non c'hai neanche i soldi per mangiare. Vergogna, ma vergogna la classe operaia, che nessuno si muove. Questa balla di Marchionne che da qui a qualche tempo, perché queste promesse da marinaio ormai non ci crede neanche lui, però servono per azzittire questi politici di turno, quindi la politica locale, nazionale.
E basta una promessa e questi signori insomma sono soddisfatti. La promessa qual è? Il SUV? La promessa è questo SUV, questa specie di SUV, che poi in realtà non è più un SUV, ma è una specie di SUV. Nel 2013. Questo però ovviamente nel 2013 significa che noi dobbiamo continuare a stare in cassa integrazione ancora per un anno e mezzo. E non è finita lì, perché questo signore ci ha abituati a queste promesse mai mantenute, perché su 10 promesse che conosciamo bene non ne ha mantenuta neanche una. Ma ci dispiace soprattutto essere presi in giro, soprattutto veramente essere presi in giro da tutti questi sindacati e anche dall'azienda che ha promesso diverse volte, quindi il SUV, l'L0, la Jeep, ci hanno promesso le istituzioni, il presidente della regione, il sindaco, che ci ha detto a gennaio votate sì, che hanno da investire, poi voi lavorerete 24 ore al giorno, però dovete rinunciare alle pause, alla mensa, alla malattia, non dovete fare sciopero perché sennò facciamo il culo, no? Io non ho accettato, io ho votato no, ve lo dico chiaro, scrivilo, ho votato no. Tanti hanno votato, ha vinto il sì purtroppo ha vinto il sì. E quindi queste non è stato rispettato niente. Tutti sanno che questo signore si vuole disimpegnare dalla Fiat. Altro che impegnarsi, qua c'è un disimpegno reale. Per queste ragioni noi siamo qui a protestare contro l'accordo che è stato firmato già a gennaio del 2011 e oggi siamo ancora qui a dire le stesse cose. Ci chiamavano falsi profeti, ma in realtà sembra che avessimo ragione. Come mai ci sono tutta un'altra serie di persone che dovrebbero essere amministratori, che dovrebbero essere politici, che dovrebbero essere sedicenti sindacalisti e che invece che prendere atto della realtà e contrapporlici quantomeno con le loro posizioni, con le loro cose, non solo gli danno la zona, lo incoraggiano, non solo li fanno alla parte, ma sono addirittura veramente più realisti del re. Perché in America Obama gli ha detto, se vieni a vendere qua le macchine, devi anche venire qua a produrle. E l'altra cosa che gli ha detto Obama è comunque non produrre SUV qui, perché in SUV ne abbiamo i magazzini e le scatole piene. E questo stesso prodotto dovrebbe essere quello che rilancia le nazioni. Questo mi sembra di un'evidenza plateale. Secondo me è una balla questa del SUV. Primo per le cose che dicevamo, devi portare tutta, cioè i motori, i cambi, dall'America li devi portare con le navi in questo stato. Questo l'hanno sempre fatto. Sì, ma i costi. Ma quanti viaggi devi fare? Vedi che non sta in piedi il discorso della logistica di Termini Imerese, chiudiamo perché i costi. No, sono balle. Quindi lì vogliono chiudere semplicemente perché non gli interessa più quello stabilimento. Come non gli interessa più Mirafiori? No, vogliono chiudere Mirafiori perché vanno nei paesi dove il costo lavoro costa pochissimo. Sì. Ma anche solo nei paesi dell'est. I SUV lo può comprare il 20% degli italiani che non paga le tasse. Noi dobbiamo avere macchine utilitarie che vanno all'energia alternativa. Dobbiamo puntare su quello noi. Perché la Fiat, che si sta cambiando, non produce automobili elettriche? Che è un mercato che tira, per esempio, qui da noi. Ma no, ma il problema è che la Fiat non vuole, ha deciso di non produrre qua, di non produrre più a Mirafiori. Secondo me anche, ha deciso di chiudere. Perché la ricerca, allora... O la lotta diventa dura e alta. Considera che la Fiat... Ti metti in ginocchio. Certo, ma poi considera che la Fiat, rispetto alle altre case automobilistiche, non ha investito nella ricerca rispetto, se avesse voluto, perché la Fiat non è che sono gli ultimi arrivati, cioè, sono capaci, se vogliono sono capaci a fare le cose, cioè. Quindi non hanno investito nell'auto elettrica come hanno fatto gli altri, noi siamo indietro ma di 10 anni rispetto agli altri. Ma nemmeno in America con la Chrysler sta investendo sulla elettricità, sull'elettrico. Ma perché questa questione dell'elettrico comunque secondo me è ancora in una fase che non ha preso piede. Sempre che. E poi, sai, i costi di un'auto elettrica sono ancora abbastanza pesanti.
pesanti. Un sindacalista, senza fare nome, di questo sindacato che ha votato il sì, ha detto: voi farete diventare una palude qua votando il no. Invece non è così, perché se avessimo votato no, cosa sarebbe successo? Cioè, secondo una mia opinione non sarebbe successo niente, niente assolutamente, perché votando il no, questa fabbrica rimaneva qua, non che Marchionne continua a fare ancora ricatti, nonostante è passato anche del tempo, vede, perché a gennaio abbiamo fatto il referendum, però siamo ad ottobre e lui continua ancora a ricattare le persone. L'ha fatto oggi, ripetendo quello di prima, dicendo che lui non deve annunciare nessun modello per questa fabbrica, ma non solo per questa, ma anche per tutti gli altri stabilimenti. Pensi che la Fiat riaprirà? Riaprire è una grossa parola. Diciamo che tirerà a campare almeno ancora 2 anni, poi purtroppo spegnerà la luce. E se chiudesse la luce la Fiat, che prospettive avrai? Non molto rose, anzi, tutt'altro. Tipo? Tipo cosa farei? Che a 48 anni, gli anni che ho io, non è che sia molto semplice riuscire a trovare un lavoro. Si cercherà, se sarà il caso, di fare e di adattarsi ad un'altra realtà, che non sia più l'officina. Ah, non ho la minima idea, perché comunque anche al di fuori non credo ci siano prospettive di lavoro. Ma secondo te che lavoro potresti fare se esci di qua? Se non fai l'operaia in Fiat, che tipo di lavoro potresti fare? Non ho idea. Se dovesse chiudere inizierei anche a fare cose che adesso non faccio, tipo dover... accetterei lavori di 3 mesi, di 6 mesi, cosa che adesso ovviamente preferisco avere un lavoro fisso, per quanto mal pagato, per visto che c'è la cassa. Oggi come oggi, in una situazione così, non ne hai prospettive, perché fuori lavoro non ce n'è. Non è come gli anni 80, che bene o male, boh, chiudeva la fabbrica, trovavi qualsiasi tipo di lavoro. Tu sei in affitto e la casa è proprietà? Io sono il mutuo, c'è ancora il mutuo. Vabbè, stai pagando il mutuo, quindi il mutuo. E in questi mesi come fai per pagare il mutuo? Dobbiamo stringere, ma dobbiamo pagare il mutuo. Mancano 3 anni per finire il mutuo e non sappiamo qua come va a finire, non so se la devo vendere prima che faccio il mutuo, prima che chiuda il mutuo, non lo so. Mutuo? Mutuo sì, ancora per 6 anni. Che prospettiva hanno questi che hanno sui 50 anni? Non ho nessuna prospettiva, saranno i futuri disoccupati e senza pensione. Noi abbiamo avuto nelle nostre officine 5 casi di tumore alla gola, tutti quanti alle fucine. Sì, tutte alle fucine. Guarda, caso strano. Che pensa? È magari una coincidenza. Però. Coincidenza, Enzo, 1, 2. 3, 5, tutti quanti allo stesso... Questo potrebbe essere anche... Ma noi non sappiamo cosa andiamo incontro fra un paio d'anni. E poi un'altra cosa. Alle conseguenze di tutto... Vi ricordate la selleria? Sì. Noi l'abbiamo fatta chiudere la selleria, abbiamo chiamato gli ispettori, l'ASL, perché lì c'era l'amianto, c'era l'etere che si sbriciolava. Sapete noi i danni che produce l'amianto. Non nell'immediato. Ma c'era anche la mensa lì. 2000 morti. Magari fra 20 anni, hai un vecchio tumore, quello lì, quello d'amianto, che adesso non ricordo come si chiama. Mesotelioma. 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 A chi devi dire grazie? Lì siamo stati esposti, io non lavoravo lì, però abbiamo lavorato. Però c'è da dire una cosa, Enzo, che ti ricordi quando siamo stati a casa 8 giorni in par di continuo, che abbiamo chiamato te e hai fatto fermare che c'era la polverina che cadeva sopra il capo nostro, che rifacevano il tetto. La cosa assurda è che in verniciatura 3, 4, 5, adesso non mi ricordo, 5, 6 mesi prima, e lì c'è un RLS della FIOM che ha visto le stesse cose, perché hanno rifatto prima in verniciatura, sì, e poi in lastratura, non ha detto niente a nessuno. Esatto. Noi un giorno siamo arrivati con Teresa, abbiamo visto sopra il nostro caposquadra che la Fiat ha messo dei tendoni perché cadeva della polverina. Di punto in bianco c'è stata un'assemblea a destra e a sinistra. Tu pensa
e hanno fatto, ti ricordi quella chiusura collettiva di 6-7 par a maggio? Ma quando mai la Fiat ha chiuso 6-7 giorni? Ti ricordi quando ci ha dato? Sì, ma perché avevamo chiamato lui, sì, perché c'erano i tendoni sopra il capo che cadeva sta roba, il capo. Però io dico, ma anche i capi, quella gente lì, ma non lo sanno che fa male anche a loro. Una ragione che secondo me non è drammatica, però va detta. Ci sono tanti lavoratori che sono inidonei, hanno ridotte capacità lavorative. Questo significa che non possono fare determinati lavori, ma non perché si sono svegliati un mattino e hanno deciso di essere inidonei, perché negli anni hanno contratto delle patologie, perché hanno utilizzato degli strumenti di lavoro non idonei, quindi sono diventati inidonei, ernia al disco, ernia cervicale, tunnel carpale, tendiniti, eccetera eccetera. Quindi per queste ragioni questi lavoratori, l'azienda ha deciso di non farli lavorare. Ha dei figli, secondo, sì, te hanno prospettive? No. Lavorano i tuoi figli? Mia figlia sì, e due sono studenti. Tua figlia lavora, quante ore lavora al giorno? Mia figlia lavora 3 ore al giorno, quindi fa un part time. Non per sua scelta? No. Perché non trova altro lavoro? Non trova lavoro, sì. E chiaramente sta a casa vostra? Sì. C'è troppa precarietà. Ho fatto una statistica che hanno detto che i giovani in un futuro, quel poco lavoro che c'è diventeranno sempre più poveri. Io so che tu hai almeno un figlio. Due figli. Che età hanno? Uno di 24 e uno di 11 anni. Quello di 24 cosa fa adesso? Quello di 24 lavora in una cooperativa dove per il momento, insomma, anche lì non è, come sappiamo, gli stipendi sono bassi, insomma, sono sfruttati perché li fanno lavorare tante ore con un salario proprio minimo. E lui lavora, cioè, non è il classico bamboccione, no? Perché lui già convive con una ragazza, non vuole stare sulle mie spalle sapendo anche la situazione. Ha un contratto normale o? Un contratto da socio lavoratore. Da socio, quindi le classiche cooperative. Le classiche cooperative. Più o meno quanto prende? Loro prendono, se lavora, 55 euro al giorno, però facendo 12-14 ore al giorno. 15 ore, dipende dalla necessità giornaliera che hanno. Quindi vabbè, poi alla fine tirando qui farà un migliaio di euro, un po' più di 1000 euro. Sì, 1050 euro al mese. Quindi che non è una cifra elevatissima. Se teniamo conto che lavora dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera. La sua ragazza lavora, la sua donna, no. Quindi in pratica è lui che mantiene la... E lui deve mantenere la casa, tutto, ovviamente. Vabbè, non hanno figli? No, per il momento, meno male, non è neanche il momento adatto, diciamo, spero che non ne facciano per il momento. Ti ho fatto la domanda sul figlio perché chiaramente i giovani sono anche loro precari, quindi come, certo, si vede tuo figlio è precario. Quindi. Certo, lui ha detto che adesso non ha le possibilità, anche se lo vorrei, non ha le possibilità di mantenere. È in affitto tuo figlio? In affitto. Pensi che i giovani devono essere più combattivi? I giovani da adesso devono dare una risposta, perché è il momento di dare una vera risposta sia al governo e sia a tutto quello che sta succedendo qua in Italia e nel mondo, perché noi negli anni che furono abbiamo lottato sempre per i nostri diritti affinché anche loro ne avrebbero tratto dei benefici. Oggi i giovani devono muoversi e devono fare delle vere lotte per conquistare quello che gli è dovuto. Beh, io sono d'accordo che la gente comunque protesti e manifesti la rabbia di questi tempi dove non c'è prospettive per i giovani, non c'è futuro. Sono contro la violenza, però è giusto manifestare la propria rabbia scendendo in piazza. Perché sei andata a Roma? Io sono andata a Roma appunto per la questione del lavoro, perché Marchionne ci sta solo prendendo in giro, purtroppo non tutti i lavoratori l'hanno ancora capito. E oltre questo, per l'articolo 8 che è assurdo,
tutte le problematiche del lavoro, ovviamente, per rivendicare i nostri diritti come lavoratori, per i giovani, i precari, la scuola che bisogna pagare, io ho un figlio anche che va a scuola, devi pagare tutto. Sono andata a Roma contro appunto il piano Marchion, contro appunto questa cassa integrazione, e, contro la crisi, e, contro anche la riforma Gelmini per gli studenti, e, i precari, un po' tutto. Secondo te quindi bisogna lottare nella vita per ottenere le cose? Secondo me sì. E quali idee daresti tu ai tuoi figli e ai giovani in questa fase? E io darei un consiglio a questi giovani, ai miei figli, di non abbattersi, di continuare, cioè di andare avanti sempre a testa alta e di cioè non, la dignità non si deve perdere. Non si deve. A livello sindacale, cosa pensi devono fare i lavoratori in generale, non solo qui alla Fiat? Visto che c'è un attacco, una crisi tremenda in Italia sul lavoro, c'è un precariato enorme di cui tu sei anche coinvolto, sia come lavoratore Fiat sia come con la tua compagna. Cosa dovrebbero fare i lavoratori? Io a sto punto mi chiedo cosa non dovrebbero più fare i lavoratori, perché vedo proprio l'assenza alla lotta più semplice, cioè proprio. Non so, manca proprio lo spirito di combattere ed è questo che purtroppo mi lascia un po' perplesso da parte dei lavoratori. Non riesco a darti una risposta come vorrei dartela, purtroppo. Sul presidio, secondo te va bene? I rapporti che avete intrattenuto in questo mese? Il presidio è stata un'ottima esperienza, anzi molto, molto formativa sotto un punto di vista proprio caratteriale, perché non pensavo che ci fosse un gruppo di persone così coeso a difendere un'idea. Pensi che questa esperienza vi servirà successivamente nella vita o anche come rapporti sindacali, diciamo? Torno a ripetere, è stata un'ottima esperienza, quindi sicuramente tornerà a nostro vantaggio questa esperienza in un futuro, speriamo prossimo, di poter ancora organizzare alcune cose di questo tipo, e anche a livello sindacale è servita moltissimo. Sul presidio, visto che tu sei presente, cosa pensi? Io penso che i compagni, la gente dovrebbe rendere merito ai compagni che veramente stanno lottando e stanno cercando di smuovere un po' le coscienze affinché la gente capisca l'importanza, che questa è una cosa che ci può rendere molto più uniti. Andrea mi ha detto che è stata una bella esperienza, cosa ne pensi? È stata un'esperienza che con i compagni abbiamo avuto anche modo di riuscire a capirci, a cercare di discutere dei vari problemi. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Se dovesse continuare come in cassa integrazione, in questo tipo di cassa integrazione, quindi lo zero ore, sarebbe opportuno fare anche, non so, una qualche azione a livello di intervenire sull'integrazione del salario, in modo che la parte di stipendio che viene perso con la cassa integrazione venga integrato in qualche altra forma. Ecco. E chi dovrebbe integrarlo? Si spera il comune, la regione, lo Stato, insomma le parti sociali. Io penso che in questo momento qua ci vorrebbe un salario garantito a chi perde il posto di lavoro. E vedi prospettive in questo senso? Secondo me, se si affronta la strada di un salario garantito, forse ci sarebbero più prospettive per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo. Quali forme di lotta prevedi che bisognerebbe attuare? Per quanto riguarda le iniziative? Per quanto riguarda la nostra azienda, io prevedo che se il presidio per un motivo o per un altro domani dovesse essere dismesso, bisognerebbe continuare facendo delle manifestazioni sotto comune, palazzo del comune, palazzo della regione, questura, insomma cercare di coinvolgere il più possibile, fare presente
le strutture che di questo nostro problema. A livello generale, torno a ripeterti, vedo molta sofferenza ed è difficile darti una risposta su cosa possano fare tutti i lavoratori. Mai speranze che prima o poi cambia qualcosa? La speranza è l'ultima a morire, si dice. Io me lo auguro più che sperare. Niente, io personalmente ho onorato di aver fatto questa esperienza con compagni come voi. Però credo che a questo punto, cioè, io la chiuderei con l'umiltà questa cosa. Volevamo raggiungere degli obiettivi. Io credo che qualche obiettivo l'abbiamo raggiunto. Quindi dico che questa esperienza non può sicuramente finire qua. Credo che bisognerà comunque trasferire la nostra voglia di continuare a fare le cose, che hanno dato i compagni, possono continuare a darlo nella nostra sede. C'è una sede che ha bisogno comunque di essere rilanciata da tutti i punti di vista, anche da un punto di vista politico, di servizio. Quindi credo che noi abbiamo queste risorse che hanno dato questa, diciamo, questa solidarietà e questo contributo, può continuare anche nella nostra sede. Quindi guardate, se chiudiamo questo presidio, cioè, non succede nulla, nel senso che non è che con questo finisce, come dire, la nostra lotta politica. Quando sono presenti qua i lavoratori, i compagni comunque anche dell'USB che hanno dato quelli dell'ARC, la compagna Anna dell'ARC, che hanno dato comunque un grosso contributo per quello che è stato possibile, cioè, quindi non ci possiamo dimenticare che i compagni sono stati solidali e hanno dato un forte contributo. Quindi secondo me questa riconoscenza gli va data. Spero che questo presidio sia la base, l'inizio di una nuova stagione di lotte che spero ci portino a riottenere tutti i nostri diritti persi, anche il potere d'acquisto, come si diceva, riottenere tutte le cose che abbiamo perso. Sarà dura, ma io spero che questa base sia forte e che riesca a coinvolgere anche gli operai che sono qua dentro e la gente, i cittadini di Torino, perché abbiamo bisogno soprattutto della gente fuori che ci dia sostegno. Il rapporto tra di noi si è rinsaldato, forse si è diventato anche più forte, più... E quindi siccome secondo me è andato bene con le forze che siamo, però bisogna anche capire che è arrivata l'ora, a parere mio, di chiuderlo questo presidio. Lascio il malincuore. Non ho detto che è stata una sconfitta, è stata una cosa bellissima. Per me è questo prima che ripartenza. Una cosa, questa mossa l'hanno vista in tanti, lo sai? Di aggregare forze nei quartieri, nei mercati, dando guardate nei mercati, cioè passare dalla fabbrica alla città. Potremmo anche poi fare una serie di cittadini. Mi sembra che anche indipendentemente uno dall'altro siamo arrivati un po' tutti alle stesse conclusioni. Diceva Gabriella, lavorare sul territorio. Perché il germe che può aver colto passando davanti al presidio può germogliare. Qualcosa si può comunque fare nei quartieri, perché insomma. Sì, non c'è più lo stesso livello di concentrazione operaia che c'era magari 30 anni fa, però qualcosa comunque c'è. Possiamo utilizzare anche degli strumenti culturali che bene o male riusciamo a mettere insieme. Quello che è stato fatto finora, più di un mese di presidio, che ha significato ovviamente sacrificio, significa di impegno, ma ha costituito anche un momento collettivo, nel senso di interscambio di opinioni, di capacità di stare assieme, di capacità di costruire, di capacità di ragionare, di discutere su quello che stava succedendo e non solo in Fiat. Ebbene, questa cosa qui è un elemento prezioso. Allora, secondo me bisogna assolutamente continuare per almeno due o tre motivi, e poi dico cosa intendo per continuare, no? Continuare significa, a parte che io sono convinto che se noi qua decidessimo di proseguire l'iniziativa per 15 giorni, 20 giorni, un mese, per come si è sviluppata fino adesso, poi comunque la gente la troveremmo. Magari qualcuno si dovrebbe faticare un po' di più, però comunque il meccanismo è stato fatto. Però secondo me invece bisogna continuare, e continuare con queste modalità, con queste capacità, con queste cose.
cosa intendo per dire continuare? Intendo dire questo, che dobbiamo fare delle iniziative ogni settimana, quantomeno, che ogni volta che qualcuno, pochi, entro dentro a lavorare in questo stabilimento, noi dobbiamo essere con avanti, dalle 6 di mattina alle 22 di sera, no? Questa è la questione. Voglio dire che bisogna continuare una battaglia che è assolutamente appena iniziata. L'iniziativa veramente capace ha dato una risposta coerente con quello che ci sta piovendo addosso, quindi concludo dicendo non deve finire qui, non finisce qui. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.